Bentrovati, benvenuti a questo appuntamento con Filo Diretto. Oggi è il 2 dicembre, ci siamo svegliati con questa bella sensazione data dalla neve che per fortuna non si è fermata per terra, quindi ha solo contribuito a un'atmosfera più natalizia, proprio in quest'anno che invece di bisogno di Natale ne abbiamo, ma che sarà difficile da vivere a pieno come della nostra tradizione per tutta una serie di motivi legati a questa famosa pandemia che ci sta sconvolgendo la vita. Sapete che saremo insieme per circa mezz'ora e che questa trasmissione naturalmente ha bisogno delle vostre telefonate, delle vostre opinioni. Il numero è 0131 23 10 92 e infatti passiamo alla prima telefonata. Pronto? Buon viving, ci sono Renato da Spinetta Marengo. Sempre il numero uno, buongiorno Renato. Sì, sono il numero uno lei e conosce il trucco. da lì. Allora mi ascolti un po', parliamo di cose serie, come abbiamo sempre parlato. Sì. Come si dice, sui vaccini, gli anti-influenzali e quelli del Covid, che l'USL non li manda, e che, come si dice, Con il io Covid domani non ci vado a sono fare il ancora. vaccino perché il mio dottore è riuscito a prenderlo perché ho delle patologie enormi. Allora, Renato, Renato, mi Volevo scusi. dire una cosa. Renato, Qua, quando è che mettono a posto le strade, che mettono a posto questo, che si doveva fare prima, della pandemia e tutto? Non diamo sempre la colpa alla pandemia di questa e dell'altra, come quando hanno rubato i soldi, che anche lei l'ha detto sul telegiornale, anche l'hanno detto gli altri telegiornali, che ha rubato i soldi, che hanno gonfiato le fatture e tutto. Ma quello è un altro Allora, argomento. io ho dedotto che quelle 4 anni fa, 5, quelle macchine che erano arrivate all'ospedale non le hanno mai consegnate e hanno fatto pagare tutto. Poi hanno detto che hanno assunto infermieri e dottori, quando non è vero. Poi c'è un'altra cosa, sulla scuola. I ragazzi non si devono mettere in testa di farla via telematica, perché se vanno a scuola che si infettano tutti, poi chiudiamo, poi veramente qua si paga tutti veramente, ma pagano tanto, poi le dico ancora questo, poi io la lascio stare. Chi vuole andare in vacanza a sciare, al mare, in montagna, vada pure, io li lascerei andare se fossi contro. Però poi se rientri malato vai all'ospedale, paghi 10.000-20.000 euro perché ti curiamo. Grazie, buon dì. Grazie, buongiorno Renato. Beh, abbiamo fatto un excursus sui temi, diciamo, principali nazionali. Allora, il vaccino per il Covid arriverà in Inghilterra perlomeno già dalla prossima settimana. Questa è una grande notizia perché se arriva in Inghilterra comincia ad essere veramente distribuito tra la popolazione, significa che qualcosa di importante, finalmente una svolta importante in questa lotta contro il coronavirus è avvenuto. Ci sono altri due vaccini che sono alla registrazione, uno prodotto anche in collaborazione con l'Italia, quindi qualcosa sta avvenendo. Stamattina ho sentito che il problema anche della temperatura molto bassa di cui ha bisogno il primo vaccino, quello insomma che deve stare a meno 70 gradi, 75 gradi, potrà essere risolto attraverso il ghiaccio freddo, no? Il ghiaccio secco, scusate. Solo che il ghiaccio secco ha bisogno di una sostanza, l'anidride carbonica, che deve essere prodotta in una certa maniera. E allora adesso si sta cercando di trovare, di riconvertire delle fabbriche per produrre questo ghiaccio secco. Ecco, forse la cosa più importante in questo momento è che questa esigenza della popolazione venga trattata proprio come si faceva durante le guerre, no? Come quando venivano in qualche modo riconvertite le fabbriche per costruire delle armi. Oggi bisogna ricostruire, invece riconvertirle per costruire ciò di cui ha bisogno la medicina. E sappiamo che per esempio il settore del freddo del Casalese, che è fatto di ben 2.500 persone, oltre 30 aziende, è uno dei principali in Italia e che si è messo
a completa disposizione proprio per produrre ciò di cui ha bisogno il trasporto, il mantenimento di questo vaccino con le temperature veramente molto basse. Però bisogna dire che per fortuna ci sono anche altri vaccini che hanno bisogno di una temperatura non proprio così bassa, che insomma sono più trattabili e che stanno per essere messi in commercio. Il problema principale è che, esattamente come per il vaccino anti-influenzale, sarà molto difficile arrivare a coprire tutti, per cui all'inizio ci saranno categorie, quelle che vengono ritenute a rischio, poi ci sono altre categorie che devono essere in qualche modo tutelate, che sono proprio quelle di chi ci cura, quindi infermieri, medici. Voi sapete che oggi sono veramente tantissimi medici e infermieri che sono in qualche modo contagiati e che peraltro continuano a lavorare senza uscire dall'ospedale. Abbiamo un'altra telefonata, sento. Pronto? Pronto? È in linea, abbassi il volume del televisore e parli pure. Buongiorno. 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 Dica pure. Sì, buongiorno, grazie. Se allora, devi abbassare il volume del televisore. Signor Conte ha sbagliato. Ha sbagliato assai. Prego. Dicevo, abbassi il volume del televisore, mi ascolti solo dal telefono. Perché è stata data 500 euro. Sì. Allora. L'estate per mandare persone a velleggiare. Il signor Conte sapeva che c'è il virus, che cosa va a fare se 500 euro? No, non ho capito, 500 euro per fare cosa? Per far morire la gente? Bah, vabbè, non ho capito. Per andare in ferie, l'estate. Purtroppo l'estate. La sento male. Però esprima il suo concetto fino in fondo. Questo è tutto colpa del signor Conte. E ci sono gente che muore di fame. Ci sono gente che muore di fame. Sì, allora. Questo dovrebbe pensare il signor Conte. Beh, sicuramente, grazie per la telefonata. 412 euro a fitti di casa, ne piglia 444. Certo. Certo, c'è una parte economica molto importante oltre alla parte come sanitaria. Come faccio uno che ho 82 anni, come faccio a vivere? Ha ragione, ha ragione. Sappiamo benissimo le difficoltà che hanno le persone in questo momento ad arrivare alla fine del mese o a rimanere sopra quella soglia che gli permette di essere considerata persona con una ricchezza normale e non povero. Purtroppo questa pandemia ci sta ributtando indietro, come abbiamo detto già più volte, come durante una guerra, insomma. Grazie per la telefonata, purtroppo non riesco a dialogare perché c'è un ritardo tecnico nella telefonata. Sicuramente oltre all'aspetto sanitario c'è un aspetto economico molto importante e qui forse tutti abbiamo delle critiche da fare a come, alla velocità degli interventi, a come si sta intervenendo soprattutto in Italia. Perché ovviamente sappiamo che in altri paesi l'intervento è stato più celere, è stato un po' più massiccio, come è avvenuto in Germania, negli Stati Uniti, credo in Inghilterra, in molte zone, in molti paesi che sono contaminati tanto quanto il nostro. Noi avevamo sicuramente una situazione difficile prima dal punto di vista dei bilanci statali, però pensavamo tutti che qualcosa di più si potesse fare, pensiamo che qualcosa di più si potrà fare. Certo mi fa ridere l'idea che adesso parta questa specie di lotteria dello scontrino, vuol dire andare a chiedere a un barista, che so io,
di fare lo scontrino perché voglio partecipare alla lotteria. Per carità, lo scontrino devono farlo comunque, tanto non credo che nessuno sia in grado di pagare delle tasse particolari, visto che per mesi e mesi sono stati fermi, quindi nessuno produrrà degli utili. Però è anche vero che psicologicamente mi sembra un momento un po' sbagliato per far partire questa lotteria dello scontrino, in cui ognuno di noi va a comprare, chiede lo scontrino per poter vincere alla lotteria che è stata messa su dallo Stato. Ma ritornando al punto di vista sanitario, dobbiamo seguire l'evoluzione che c'è dal punto di vista scientifico, perché da oggi è partito un nuovo esame, per esempio per il coronavirus, che potrebbe risolvere un sacco di problemi. Si tratta dei test salivari che sono stati che vengono prodotti per il tracciamento del virus, che saranno provate su base volontaria all'hotspot dello Juventus Stadium a Torino. È meno invasivo del tampone e costa al massimo 4 euro. Questo nuovo esame salivare è sicuramente se per caso funziona davvero, è sicuramente un grosso aiuto. Primo, perché dà una risposta quasi immediata, è accessibile a tutti per 4 euro, si può ripetere più volte e ci può garantire l'ingresso in ambienti dove c'è molta gente, e quindi finalmente sarebbe possibile riunire, raggruppare o riaprire certe attività. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno signor Vinci, sono Gino d'Alessandria. Buongiorno Gino. Niente, volevo dire una cosa, lei parlava adesso della lotteria degli scontrini nella casa. Io non riesco a capire perché in Italia tutte le cose bisogna farle complicate. Allora, per avere i soldi per il monopattino bisogna fare o per la bicicletta, infatti la maggior parte non le ha ancora presi, anzi forse nessuno. Adesso per l'affare della carta di credito bisogna scaricare un'applicazione e io devo fare 10 acquisti nel giro del mese di dicembre, poi ci verrà come si chiama il rimborso, collegarsi sì. Al sito del Ministero della, e così anche lì andrà in blocco. Ma una cosa semplice si può fare, cioè io ho fatto 10 affari, ci sono in banca i resoconti del conto corrente, guardi quanto ho fatto e mi dà il rimborso, non che devo scaricare l'applicazione, collegarmi col Ministero delle Finanze. Qui stanno facendo di tutto per promettere e poi in ogni caso non dare niente. Se non ci sentiamo più, tanti auguri signor. Grazie, grazie, grazie anche lei, tanti auguri. Penso ci sentiremo, abbiamo tanti giorni ancora, sì, è vero che manca 20 giorni a Natale, 23 giorni, però insomma immagino ci sentiremo. C'è sicuramente una specie di vizio tutto italiano a complicare le cose, su questo sono assolutamente d'accordo. E anche questo fatto del, adesso non voglio inimicarmi nessuno, però il tracciamento dei miei acquisti, se diventa legato a una lotteria, forse in qualche modo fa perdere un po' del mio diritto alla privacy, perché chiunque vorrà in qualunque momento potrà sapere cosa ho comprato, quando, dove, perché presenterò un numero di codice. Non lo so, devo guardare con più attenzione, forse ci devo riflettere anch'io meglio su questa possibilità di partecipare a una lotteria che non sappiamo, un po' come l'app Immuni, che abbiamo avuto tutti paura di perdere un po' di privacy scaricando appunto questa che doveva essere un'app molto funzionale per tracciare il coronavirus. Poi è andata come è andata, però insomma facciamo sempre le cose un po' più complicate degli altri paesi. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì. Io volevo sottoporle un problema un po' particolare. Un negozio piccolo che ha abbigliamento per bambini. Non so perché non sia stato escluso
dal lockdown, cioè tutti gli altri negozi di abbigliamento potevano chiudere e avevano diritto al ristoro e noi no invece. Ecco, volevo sapere con quale criterio e se è previsto qualcosa, magari lei lo dica all'assessore al commercio, per poter avere un ristoro, perché in pratica abbiamo fatto 3 scontrini in tutto l'anno, in tutto il mese di lockdown. Quindi, ringrazio. È un dramma, grazie. Perché il dramma non è per chi rimane aperto o per chi rimane chiuso. Ovviamente io non è che mi chiedo perché può rimanere aperto, mi chiedo perché gli altri abbiano dovuto chiudere quando sarebbe bastato veramente una specie di controllo su quello che sono le code. Leggevo ieri un'intervista a una negoziante molto famosa di Alessandria, via Ferrara, che diceva: nel mio negozio siamo io e mia figlia, se arrivano 2 clienti per volta è già tanto e non credo che rischiamo qualcosa di particolare. Non so qual è stato il meccanismo, forse proprio per non mettere troppa gente in giro, ma allora non si capisce perché, se non mettiamo troppa gente in giro, devono rimanere aperti i negozi con anche dei costi, tanto i clienti non ci saranno perché la gente non esce di casa. È tutto un ragionamento complesso, non so perché ci incartiamo in queste cose. Sentiamo un'altra telefonata. E comunque l'assessore del commercio può poco, molto poco. In questo caso il rimborso, il ristoro dipende dallo Stato e non dagli assessori comunali. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Da dove ci chiami? Volevo intanto grazie per aver concesso la telefonata. Sì. Volevo chiedere, visto che ho ascoltato attentamente alcune persone che hanno telefonato prima di me, sì. Ma io la domanda nasce spontanea, diceva un noto giornalista, sì. Ma un vaccino per abrogare la povertà nel mondo e nella nostra bellissima Italia, quando lo faranno? Guardi, lei ha detto una cosa fantastica. La ringrazio per aver messo questo quesito, perché mi fa pensare una cosa, no? Sì. Che tutti, quando io parlo con le persone, si preoccupano più di quello che è stato concesso agli altri che di dire: oh, meno male che gli è stato concesso, così l'abbiamo tolto dalla povertà, così l'abbiamo aiutato. Allora, tutti questi giornali, tutti questi personaggi che si scatenano contro il sostegno alla povertà, che si scatenano contro il reddito universale, che peraltro sta per essere preso in considerazione anche negli Stati Uniti, ovunque, per garantire una dignità a chiunque, è un diritto fondamentale. Eppure è proprio la gente comune che si fa delle idee strane, perché dice: ma questi poi non vanno a lavorare. Non credo, la gente vorrebbe poter lavorare, però se non ci riesce dobbiamo anche garantirgli di poter stare al mondo. Vogliamo mica veder morire di fame il nostro prossimo meno fortunato, no? Lei che dice? Ma guardi, il discorso, lei mi insegna, pronto? Sì, prego, in linea. Ecco, grazie. Lei mi insegna che purtroppo da tantissimi anni noi viviamo un grandissimo dramma, che è la povertà nel mondo, bambini che muoiono per diverse malattie, famiglie in povertà, ma restiamo nel nostro paese. Perché bisogna avere famiglie nella povertà? Ma questo è un mancato rispetto alla dignità delle persone. La povertà non deve esistere. Un buon governo non deve permettere che ci siano famiglie povere. Questo è il discorso, perché un giorno poi risponderanno davanti a Dio, perché non è possibile andare avanti così, lasciare famiglie senza un reddito dignitoso, perché impariamoci, bisogna vivere con un reddito giusto e non che questi signori dalla mattina alla sera fanno polemiche. Io non li giudico, però a fine mese poi avranno 10.000, 15.000, 7.000 euro, eccetera, capisce? Certo. Ma con quale coscienza la sera vanno a letto? Con quale coscienza, quando ci sono 5 milioni di famiglie italiane in povertà? Ma con quale coscienza?
capisce? Giusto, giusto, sono d'accordissimo con lei. La ringrazio per la telefonata, veramente. Buongiorno. La ringrazio per averci messo su questa linea, perché in effetti questo non è né un concetto di sinistra, né un concetto di destra, né di centro, né di nord, né di sud. È un concetto che deve essere chiaro per tutti. La redistribuzione della ricchezza è una cosa che viene presa in considerazione in tutto il mondo. Non è possibile che solo l'1% della popolazione mondiale detenga il 90% della ricchezza. Non è possibile che a pagare siano tutti coloro o a essere sottopagati, siamo tutti in qualche modo, perché la maggior parte della ricchezza deve essere concentrata lì. Io dico solo che quelli che sono ricchi in Italia sono veramente stupidi ad accettare questa legge, perché potrebbero essere molto ma molto più ricchi, lo meriterebbero, dovrebbero essere, perché sono datori di lavoro, perché hanno investito magari il patrimonio di famiglia, perché sono molto abili, ma in Italia non sono ricchi come negli altri paesi del mondo. Però per proteggere la loro ricchezza, o credendo di proteggere la loro ricchezza, cosa fanno? Preferiscono lasciare nella fame o lasciare morire di fame quasi tutto il resto del paese, o stare proprio lì in equilibrio. Allora io dico, cominciamo a pensare dall'inverso. Cioè, io non sono contro la ricchezza, io sono per una ricchezza redistribuita, e alcuni che sono grandi imprenditori, che sono persone che hanno rischiato, che si impegnano ogni giorno a dar da lavorare della gente, meritano di essere molto più ricchi, non di essere super tassati, e che invece chi è stato bravo a mettere la sede all'estero, o a chi sta magari al di sopra del mondo normale, visibile, tangibile, che per esempio agisce su internet, guadagni delle cifre mostruose, impossibili da tassare. Questo non è né un concetto di destra né di sinistra, è un concetto logico, secondo me. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Prego, buongiorno, da dove ci chiama? Scusate, mi sono poi infervorato. Da dove ci chiama? Provincia di Alessandria. Prego, prego, dica. Lei è in linea, però se non abbassa il televisore, voi dovete abbassare il televisore, perché sennò creiamo quei 5-6 secondi. L'ho spento. 5-6 secondi di lontananza, di distanza tra una parola e l'altra, quella pausa che rende impossibile il dialogo. Per cui parli pure e non si preoccupi di ascoltare la mia risposta. Ok, allora, sono una parrucchiera della provincia di Alessandria. Volevo sapere, secondo lei, se è giusto che ci hanno lasciati aperti e comunque da comuni non si possono spostare. Quindi io lavoro con una marea di gente che viene da fuori comune e praticamente io sto perdendo più del 70%. Chi mi rimborserà? Visto che comunque ci hanno lasciati aperti e loro dicono siete aperti, potete lavorare. Peccato che non viene nessuno. La ringrazio tanto. Grazie, grazie a lei. Questo ci riporta alla telefonata precedente, che prendere un provvedimento ma isolato, non diciamo collegato con altri provvedimenti, ha solo un effetto d'immagine, ma perde completamente la praticità. È inutile lasciare aperto, come diceva prima, il negozio per i bambini se poi non c'è nessuno in giro e fa 3 scontrini in un mese. È inutile lasciare aperti alcuni negozi se poi la città di Milano, che ha dei confini e una popolazione molto grossa, molto, molto più grandi in termini di numeri della nostra, e un'estensione molto più vasta della nostra, permette a quelli del quartiere del centro di andare, che so io, alla Bovisa o di andare a San Siro, mentre noi da Alessandria non possiamo andare a Novi Ligure, per dire, o non possiamo andare a Serravalle. In fondo non siamo altro che una grossa città, anche noi, almeno la provincia, che è paragonabile ai diversi quartieri di Milano. Per cui mettere dei confini di questo genere in effetti non ha molto senso. Io mi chiedo se
quei 300 che costituiscono la task force che sta pensando le soluzioni per diciamo risolvere alcuni problemi che si presenteranno adesso a Natale, invece di discutere solo tra di loro, perché non sentono anche i cittadini comuni che parlano in un programma anche come questo, che è qualcosa da suggerire, perché vivono sul campo, perché vivono la storia vera così com'è, nella propria dimensione, in qualche modo forse saprebbero suggerire dei provvedimenti più pratici, a parte quelli sanitari, che naturalmente su quelli non entro nel merito, perché se pensiamo di poter dire la nostra anche sulle questioni mediche, allora siamo completamente fuori. No, io dico la praticità del dire Alessandria Valenza o Alessandria Serravalle, in fondo c'è la stessa distanza che c'è tra Rivoli e un altro quartiere, Barriera Milano, a Torino. Perché lì si può girare, parliamo di 3 milioni di abitanti, quindi qualcuno può usufruire di 3 milioni di abitanti, mentre qua, solo perché abbiamo, cos'è la colpa, essere un comune piccolo? Sentiamo la tua telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, dove ci chiamo? Ho sentito parlare prima di povertà e di ricchezza e maldistribuzione. Se andiamo solo a pensare a quello che è successo in questi giorni, che due personaggi che non avevano nulla a che vedere hanno guadagnato 75 milioni di provvigione solo perché hanno fatto da passaparola per acquistare le mascherine, abbiamo detto tutto, cioè parte dalla base, c'è un sistema che purtroppo non sta funzionando bene, non c'è un'equa distribuzione, non c'è un sistema ma dato dallo Stato, dalla politica, che non fa il suo dovere. Adesso ad esempio stanno prendendo le tredicesime. I politici ne prendono tanti di soldi di tredicesima, ma non ce n'è stato uno che abbia detto ma siamo in difficoltà, c'è un sacco di gente che non lavora, che non ha soldi per mangiare, lasciamo perdere e distribuiamo anche questi, assolutamente no. Per cui è la base che ci guida che sta facendo le cose non fatte bene. Grazie. Grazie a lei, come darle torto. Ci sono categorie, no? Adesso i calciatori si sono autolimitati lo stipendio, molte persone dello spettacolo, molte persone hanno fatto donazione, beneficenza, eccetera, eccetera. Un bel gesto sarebbe molto gradito, un bel gesto dei politici. Vabbè, che dobbiamo dire? Purtroppo non c'è, credo, a parte forse un partito che ovviamente non cito perché non è corretto citare solo quello che poi scateniamo le antipatie tra un partito e l'altro, però credo che nessuno abbia rinunciato a una parte del proprio stipendio. Però siccome c'è in arrivo il Natale, come ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti, Natale è la Champions dell'economia, abbiamo bisogno di provvedimenti adesso che in qualche modo ci aiutino a risolvere quello che abbiamo detto prima. Apriamo i negozi, ma diamo la possibilità alla gente di girare. Apriamo i negozi, ma diamo alla gente la possibilità di spostarsi da un comune all'altro che corrisponde esattamente a un quartiere di una grande città. A me sembra che questo sia veramente il minimo da fare per rimettere in moto l'economia, e qui non ci sono né soldi da investire né rimborsi da dare, ma soltanto rimettere in moto la psicologia del consumatore che dice voglio andarmi a comprare questa cosa lì perché lì mi piace di più. Siamo arrivati a termine, tra poco c'è il telegiornale, naturalmente vi ringrazio per l'attenzione, domani ci vedremo ancora una volta. Però vi ricordo che venerdì, invece, ancora per qualche venerdì, non ci saremo perché c'è uno spazio dedicato all'attività regionale e mai, come in questo periodo, ci siamo resi conto di quanto conti l'ente regionale che deve pianificare per noi dal punto di vista sanitario, dal punto di vista, che so io, dei vaccini e di tutto il resto. Per cui quello che ci sembrava molto distante come Torino, come la Regione o per chi sta in Lombardia, Milano, invece adesso dobbiamo capire che è molto molto vicino a noi
e ce ne dobbiamo interessare. Grazie per l'attenzione, buon telegiornale, a domani.